Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video su casa e dispensa. Avete un'immagine di Amazon? Ebbene sì, perché ho fatto un mega ordine di Amazon. Questo è la parte 1, poi ci sarà la parte 2 perché sto aspettando altre cose. E quindi quando mi saranno arrivati vi farò la seconda parte del video. Comunque ho preso questi biscotti che arrivano ben 5 pacchetti. Ecco qua, sono 4 più questo e sono da, vediamo se mette a fuoco, 100 grammi l'uno. Quindi una bella scorta direi. Poi ho preso, se sentite rumore, scusate, ho la finestra completamente spalancata perché fa davvero caldissimo e se sentite delle urla è perché c'è mio figlio con un suo amichetto che stanno giocando all'Xbox. Detto questo, poi ho preso il succo della San Benedetto, zero zuccheri aggiunti, gusto arancia e arancia rossa, sono 12 bottigliette. Mentre sempre la stessa cosa della San Benedetto, zero zuccheri, e questo qui è gusto ace, che è uno dei miei preferiti. Poi andiamo avanti nelle mega scorte che ho preso. Allora, ho preso questo qui della Pesoforma, ve ne faccio vedere uno, ma sono più o meno uguali. Questo, allora, non l'ho preso per ovviamente perdere peso, perché casa nostra non ci serve perdere peso, ma l'ho preso più che altro per mio figlio quando va a scuola, che lui mi allontana un po' perché la videocamera, ok, non mette molto a fuoco. L'ho preso più che altro perché mio figlio la mattina non fa mai colazione e mi dispiace, quindi mentre sul pullman per andare a scuola almeno si mangia una barrettina di queste. Fa colazione con queste cose, non è il massimo del cibo salutare, però è sempre meglio che non far colazione, quindi le ho preso queste. Sono due confezioni da 6 pasti, quindi sono 12 barrette. Questo qua è il gusto cioccolato e caramello, mentre ne ho preso un altro, ecco qua, metto qui. Questo invece è cioccolato e cuore di cocco, Food Spring, eccolo qua, per far colazione, breakfast bowl. Sono curiosa di provarlo, non l'ho mai provato, poi vi farò sapere com'è, magari vi farò anche qualche ricettina, faremo qualche ricettina insieme con questo ingrediente. È una polvere, al gusto non mi ricordo più, strawberry e acai, eccolo qua. Poi ho preso sempre delle barrette per mio figlio, questo qua, sempre per far colazione. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ecco qua, sono fatte così, sono buonissime, una l'ho già rubata. Sono vari gusti, quindi non sto qua a farveli vedere tutti, sono vari gusti. Scotti, vediamo se mette a fuoco, snack riso scotti, sono dei biscotti. Io ho preso la scatola da, se non sbaglio, 18 confezioni e sono così, sono molto molto buoni, sono una gamma di riso con farina di riso e cocco, sono davvero davvero deliziosi, sono 35 grammi e niente. Comunque ho preso questo, anche questo super conveniente, super scorta, sia per scuola che per ufficio, per insomma se dovete andare in giro e volete sgranocchiare qualcosa di veloce. Ecco qui, poi ho preso schifezze, ok, questo qui della Red Bull, sono 12 non mi ricordo se sono 12, sì, 2, 4, 6, 12, qua come potete vedere mancano perché mio figlio li ha presi. Ho preso questo qua gusto anguria e questo che non mi ricordo, scusatemi, comunque questo qui verde. Poi c'è anche quello gusto arancia, quello bianco che non mi ricordo, comunque ve lo scrivo. Insomma, penso che prenderò anche quelli, che così ho una super mega scorta.
questo. Poi ci sono ovviamente altri gusti, ma lo vedrete in un prossimo video perché li ho ordinati. E poi passiamo a questo mega mega pacco. Come potete vedere, vedete qua cosa della misura. Ho preso anche i succhi della misura. Partiamo da questo perché il resto devo scartarlo. Ho preso i gran pavesi, questi qua sono buonissimi, la mia bambina li adora, infatti li ho presi per essere portati a scuola come merendina dell'intervallo. Questi qua della misura sono dei cornflakes senza zuccheri aggiunti, da mais italiano, ricchi di fibre, e sono davvero buonissimi anche se sono senza zuccheri aggiunti, sono davvero 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 buoni. E la cosa che a me piace molto è che all'interno come si dice, c'è dentro il sacchetto, ma secondo me è un sacchetto particolare, non è proprio plastica, quindi di questo sono contenta, che è praticamente lo Scottex. Questo qui è della linea Zero Waste, praticamente è uno Scottex che si può bagnare e diventa asciugamano, quindi si può usare sia da asciutto per magari raccogliere liquidi per pulire determinate superfici, ma se lo bagnate diventa come se fosse uno strofinaccio, quindi davvero utilissimo, si può riutilizzare più volte per diversi giorni, quindi finché non, quando vedete che si inizia un po' a, come dire, dividere o si sfalda, ecco, vuol dire che è arrivato il momento di buttare, ma si può usare, se non sbaglio, per 7 giorni consecutivi, quindi davvero ottimo. Poi andiamo avanti, ho preso questi, i buoni così, li metto qua, e sono davvero buoni, sono senza zuccheri aggiunti, sono tipo i Ringo, e niente, sono della Calbusiera, molto molto buoni. Ho preso 2 confezioni. Allora, ho preso questo qui della misura, sono delle centrifughe molto molto buone, le avevo già prese in passato. Allora, abbiamo questa qui rossa con barbabietola, uva e mirtillo, 100% vegano. Sono quasi 700 ml di succo, quindi una mega scorta. Poi sono buonissimi, mi piacciono tantissimo, quasi tutti i prodotti della misura sono davvero ottimi, soprattutto mi piace perché fanno tanti prodotti senza zuccheri aggiunti. E poi questo qui sempre nella centrifuga con ananas, mela e finocchio, anche questo davvero buono, anche questo sono quasi 700 ml di succo. Sono, per l'esattezza, magari qualcuno gli interessa, vi faccio vedere, eccolo qua, sono 690 ml di succo, anzi di centrifuga, sono, come ho detto prima, 100% vegani e sono davvero ottimi. Ho fatto una mega scorta perché ne ho presi ben 8. Niente, con questo io vi saluto, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate. Io vi mando al prossimo video qui con Casa Dispensa, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, ciao.